Un mese di stop per infortunio e poi subito in campo Federico Peluso sabato scorso nel fango di Porto Gruaro. Sorpresa, è stato schierato con profitto all'interno della retroguardia atalantina. Una sorpresa anche per il diretto interessato. Il mister non è uno che ti dice molto prima se giochi o non giochi. Il giorno prima ho visto gli schemi che mi aveva messo. Sinceramente non me l'aspettavo, però è anche il bello del calcio, è anche il bello di questa Atalanta, che comunque tutti possono giocare e non c'è niente di scontato. Ed ora alle porte una sfida del tutto particolare, quella con l'Albino Leffe, proprio la squadra che ha consacrato Federico nel calcio che conta. Per lui si tratta del primo derby. È la prima volta che lo affronto, perché anche quando giocavo l'Albino Leffe l'Atalanta era in Serie A, quindi sicuramente è una partita da non sottovalutare, ma come tutte, perché è una squadra che sappiamo che sta venendo da un buon momento. Giocano sicuramente sugli errori degli avversari, con delle ripartenze veloci, e quindi l'errore è quello di non sottovalutare proprio quando noi stiamo attaccando. Ecco. Non sento quasi più nessuno di là, anche perché sono andati quasi tutti via, quindi no, non ho sentito nessuno. Ma sicuramente l'annata dei playoff è stato un ricordo bellissimo. Il ricordo più brutto forse gli ultimi 6 mesi, che purtroppo per vicissitudini che non, extra calcio, non sono riuscito a vivere in maniera positiva. Ma il mister lo conosco perché l'ho avuto, e poi penso lo conoscono un po' tutti. Sì, sicuramente gioca molto sulle debolezze degli avversari, è una squadra quindi che si adatta molto all'avversario, quindi forse è proprio quello il loro punto forte. E niente, dobbiamo continuare da dove abbiamo iniziato con Porto Gruaro, perché dobbiamo dare continuità e sono partite fondamentali. Sapevamo che dall'inizio del campionato che abbiamo l'obbligo di vincere, e dobbiamo convivere con queste pressioni, ma in modo trasformarle in maniera positiva e come al solito riuscire a fare la partita e portare a casa i punti, che sono quelli che poi alla fine contano.